fine si divertono anche insieme. Però qui non ci si diverte, anzi, in realtà Luigi di solito racconta sempre che si diverte molto mentre combatte. E beh, devo dire che se non è questa poi la motivazione principale per cui fare karate o fare sport, non so quale altra possa essere, perché prima di tutto ci deve essere comunque questa, la gioia di fare il proprio sport. E questo è quello che porta Luigi Busacche, ci dimostra a tutti noi l'amore, la gioia, la passione per il karate, per tutta la dedizione che ha dato in tutti questi anni, in questa lunga e ricca carriera del nostro grande capitano, il nostro Gorilla d'Avola, che ancora una volta è qui a giocarsi una super finale per la vittoria alla Premier League. E per tutti i grandi appassionati, beh, appunto, questa super sfida tra i due nemici amici è imperdibile. Intanto siamo partiti, prima sanzione per Raffaella Gajev per trattenuta. Forza Gigi. Attenzione, che rischio. Parte Gigi e prova ad anticipare poi di gamba, ma non va Raffaella Gajev. Vedete quanto rispetto comunque c'è tra i due, che insomma non si fregano a vicenda nei momenti magari morti. In quel senso lì vedete che primo scontro, sono andati subito la mano e si riparte. Che bello vedere, poter avere due bandiere come queste, e una di queste poi è italiana, la nostra bandiera, il nostro Luigi Busà, che portano in alto tutto ciò che di bello c'è nel karate, nel mondo. E insomma, non vedo l'ora di poterli vedere entrambi a Tokyo 2020. Entrambi sono virtualmente qualificati. Ancora stanno attendendo gli ultimi punti, poi il ranking verrà chiuso il 31 marzo. Ma io sono certa che questi due grandi atleti li rivedremo. E sarebbe bello se l'eterna sfida tra i due si potesse concludere proprio a Tokyo in finale. Tanto eccolo qui, inquadrato di spalle, seduto nel box coach. Vediamo Claudio Guazzaroni, grandissimo coach della Nazionale Azzurra, che da sempre segue. Mamma mia, Luigi Busà! Luigi Busà! No, ma come? Io vedo solo una bandierina rossa. Come? Due blu. No, dall'inquadratura che avevamo noi si vedeva nettissimo il punto di Luigi Busà. Infatti, giustamente, Claudio Guazzaroni alza e richiede la video review. Beh, punto, è punto, non può essere negativo questo. Positivo, positivo. Peccato aver dovuto utilizzare anche la video review per poter segnalare questo punto, che era nettissimo e si vedeva anche in velocità. Quindi uno pari tra Luigi e Rafael, come se non fosse successo niente praticamente, perché come se fossero su un ipotetico 0-0. Insomma, qua davvero sono in parità assoluta. Manca quasi un minuto al termine. Intanto la video review, la richiesta viene riconsegnata nelle mani di Claudio Guazzaroni, visto che l'esito è stato positivo. Forza Gigi. Tanto arriva la sanzione per passività per entrambi. 25 secondi al termine. Forza Gigi. Non può finire così in parità. Forza Gigi. Fuori! Fuori Rafaela Gajev! Fuori Rafaela. Fuorissimo. È uscito fuori con il braccio. Questo è punto di Luigi, che si porta sul 2-1. Ha fatto cenno Raffaella Gajev al proprio coach, ancora una volta, anche se non si potrebbe, lo ricordiamo, per la richiesta. Infatti è negativo, come vi dicevo, il braccio è andato oltre al viso di Luigi Busà, era nettissimo anche questo. Infatti ha fatto molto bene gli arbitri a non assegnare il punto, e anche la video review l'ha confermato. Vantaggio per Gigi. Vedete anche il pallino verde, c'è lo senshu
per lui. Prova il tutto per tutto, adesso accelera Rafael Agayev per tentare di vincere. Ci sono un paio di scontri a distanza ravvicinata, infatti va a lamentarsi, più che va a lamentarsi l'arbitro va a controllare Luigi Busà, e Luigi Busà segnala di non c'è contatto, c'è spinta, no? Perché continuava a restare attaccato e poi ha spinto lui, infatti ecco qua che viene segnalato e viene sanzionato Rafael Agayev. Questo ciuda, non ci credo, incredibile ragazzi, mamma mia che finale. Il Chuden porta tutto, cambia tutto, 3-2 e manca un secondo. Incredibile ragazzi, incredibile. Gigi riesce a regalarci emozioni sia in positivo che in negativo, in tutto proprio, ci fa urlare tutte le volte. Adesso c'è la video review richiesta, ma immagino un po' giusto per tentarla, perché giustamente avendo lo Senshu Luigi Busà, sperando in un eventuale pareggio che ovviamente non arriva perché non c'era una tecnica pulita per cui fare la richiesta, quel Mavashi Chudan ragazzi ha cambiato tutto. Infatti guardate, mani in faccia, mani nei capelli per Luigi Busà, come a dire incredibile che ho preso questo Mavashi Chudan. Dall'altra parte incredibile come Rafael Agayev riesca sempre a trovare, guardate che bello questo momento ragazzi, guardate che bello. Come vi dicevo all'inizio, amici e amici, ma che rispetto. Un rispetto enorme da parte di entrambi, un'amicizia che comunque li lega tutti e due, e lo sanno che cosa davvero vuol dire sacrificare la vita per il proprio sogno, per uno sport che davvero ami da quando sei piccolo, come il karate. Uno sport che tante volte non ti ripaga come dovrebbe. E sono proprio queste medaglie, questi successi che poi ti danno la soddisfazione, no? di andare avanti, ti ripagano. Non ci sono soldi, non ci sono insomma lussi che tengano purtroppo in questo sport. Spero che un giorno ci potranno essere, ma per ora ci sono solamente le medaglie. Luigi Busani ha vinte tante, Rafael Agayev anche. Vedere una finale come questa è davvero emozionante, quindi grazie davvero a tutti e due per quello che date e continuerete a dare al karate. Noi non vediamo l'ora di poter vedere e vedervi tutti e due a Tokyo 2020, perché avreste davvero tanto da poter mostrare a tutto il mondo in quel periodo in cui tutti gli occhi sono puntati sugli sport cosiddetti minori, e che riusciate insomma un giorno a poterlo fare davvero diventare grande come siete.